Questo corso è un corso destinato da Regione Lombardia e nasce nel 2007 sulla coda dei corsi FLAD, che sono durati circa 35 anni, per ragazzi disabili con ritardo intellettivo lieve, lieve medio, medio grave. In questo caso, nell'unità operativa di Brescia, noi selezioniamo utenti con ritardo intellettivo, psichico e anche qualche autismo, per il semplice fatto che destiniamo questa utenza alla possibilità di apprendere operativamente come si può lavorare nel mondo del lavoro e insegnargli non solo la didattica che spetta ad ogni allievo, ma anche un percorso formativo di stage che sono molto lunghi per poter entrare nel mondo del lavoro al termine del loro percorso formativo. Frequento questo corso da 3 anni e arrivo da un'altra scuola, è Golgi, è chimico. Lì all'inizio, e quando avevo iniziato l'altra scuola, non mi ha fatto piacere per me quel corso. Poi non sapevo che cosa fare perché mi avevano detto che avevo delle difficoltà che non mi permettevano di studiare alcune materie, e avevo alcune lacune, diciamo, e non sapevo che cosa fare. Poi è grazie a un'amica di mia madre che mi ha fatto conoscere la prof. Zampolini. Avevo fatto alcuni colloqui prima di venire in questo corso e lei, la prof. Zampolini, mi ha spiegato che in questo corso mi fa crescere e che un giorno potrei anche trovare anche un lavoro. In cosa consiste questo corso? Consiste prevalentemente nell'obbligo formativo, per cui i ragazzi escono dalla scuola media e si immettono appunto in questo percorso a scopo inserimento lavorativo. Hanno 15-16 materie didattiche, curriculari uguali a tutti gli altri corsi, con 3 laboratori manuali. In tutte le loro materie vengono appunto valutati e hanno dal secondo anno, terzo anno e quarto anno degli stage in aziende abbastanza lunghi, perché a parte il secondo anno che è breve, cioè va da febbraio a maggio, gli altri partono tutti da metà novembre, primi di dicembre, fino alla fine di maggio, primi di giugno. Ho iniziato PPE 4 anni fa, come inizio a scuola facevo un altro corso, macchine utensili, sempre in questa scuola qui. E iniziando per non andavo bene e non riuscivo a studiare, nessuno non mi aiutava, avevo una compagnia brutta. Poi piano piano ho iniziato a fare dei colloqui con prof. Zampolini e lei mi voleva convincere per venire in questo corso qui, perché visto che quello non era un corso fatto per me. E da piano piano in inizio un po' che poi non volevo venire perché non mi piaceva. E poi niente, piano piano, dopo un anno, sono entrato in questo corso qui perché mi sono reso conto che quello lì non è un corso fatto per me. Quando sono venuto qui facevo molta fatica in matematica soprattutto. E niente, il prof mi ha aiutato molto, non prof, tutti i miei compagni, insegnanti mi hanno aiutato. E finalmente sono arrivato in questo corso qui. Col tempo ho capito che cosa mi serviva questo corso e ho capito che mi fa crescere di testa, che tu puoi essere, non so, alto quanto vuoi, però se non hai la testa in questo mondo e non vivi. E lo stage mi ha molto crescere, perché mi ha fatto capire che cosa significa il lavoro, e mi ha fatto anche capire un po' che cosa significa essere grandi. Sono stage completamente formativi, con affiancamento anche nostro a volte, se ci sono casi particolari, e si svolgono su 4-5 giorni a settimana per 5-6 ore al giorno. Quindi sono stage veramente interessanti sotto qualsiasi aspetto, perché i ragazzi si provano in aziende vere e proprie, con mansioni vere e proprie lavorative, acquisendo delle competenze che più che meno
atte a portarli poi a provarsi nel mondo del lavoro. Alcuni di loro, chi riesce a fare il quarto e addirittura il quinto anno, riescono anche a inserirsi in aziende anche su tre turni, per cui per noi è una grandissima soddisfazione. Faccio lo stage da 3 anni. Da 2 anni fa ho fatto il fiorario e l'anno scorso ho fatto un asilo e quest'anno faccio l'RSA di Concesio. E quest'anno mi sono trovata bene in stage e preparavo le tavole e davo da mangiare gli anziani, imboccavo, spreparavo, pulivo, aiutavo a piegare, a stirare, tiravo fuori i vestiti dall'asciugatrice, lavatrice. Mi è piaciuto, è stato interessante e mi piacerebbe farlo ancora. Da 2 anni a questa parte sono andata a fare lo stage in una lavanderia del ricovero a Villa Carcina. Alla Villa dei Pini facevo lavanderia e poi a mezzogiorno andavo a imboccare gli anziani perché non ce la facevano a mangiare da soli e mi è piaciuto molto. Spero l'anno prossimo di cambiare e che voglio fare un'esperienza nuova e voglio provare altre cose. In questo corso siamo in 33. Le materie in questo corso sono italiano, storia, geografia, diritto, economia, capacità personali, matematiche e scienze, disegno tecnico, informatica, sicurezza e qualità, laboratorio di falegnameria, laboratorio di decorazione, laboratorio di cartotecnica, motoria, personalizzazione tutor, inglese e tedesco. Lo stage dura 5 mesi e dura 4 giorni alla settimana e un giorno torniamo a scuola per fare delle verifiche o per fare delle lezioni e dura 5 ore al giorno. Ho frequentato questa scuola 5 anni, ho imparato tante cose grazie ai professori. Quest'anno ho fatto uno stage impegnativo che mi è piaciuto anche e che mi ha fatto anche crescere di più e mi sono trovata bene lì facevo dalle 9 alle 2. In pratica lì facevo un tanto imboccavo gli anziani oppure aiutavo la mia tutor a preparare i letti, lavavo i bicchieri, i piatti. Dopo, per l'una così, andavo giù a prendere i bicchieri, i piatti che sono già state lavate, li portavo su e preparavo i tavoli. E cioè ogni piano facevo le solite cose. E poi dalle 2 in poi vado a casa. Lo stage l'ho fatto in una tappezzeria a Gambi Lazio e questo stage l'ho fatto di 5 mesi. Facevamo gli interni e delle barche e anche delle macchine e arrivavo lì alle 8 di mattina e facevo 4 ore. Ma pulivo l'azienda, la prima cosa che facevo. Poi mi davano degli incarichi come smontare i sedili vecchi, quindi erano un po' graffiati, poi altri erano rotti e noi toglievamo la pelle e la spugna, ma finché non rimaneva lo scheletro e dopo rimettevamo la spugna e la pelle. Questo lavoro del tappezziere è un lavoro ma molto antico e che adesso sta un po' è scomparendo. All'inizio non mi piaceva molto perché non sapevo che tipo di lavoro era, non l'avevo mai visto, però col tempo e facendo alcuni lavori così l'ho apprezzato
non è un lavoro di fretta, è tutto un lavoro di cura e anche con passione. E spero che questo lavoro non scompaia, perché è un lavoro molto, molto bello, molto interessante. Quest'anno ho fatto un stage in un supermercato, Family Market, che era 5-4 giorni a settimana e un giorno rientro a scuola. Avevo diverse mansioni, tipo controllare le scadenze, visto un supermercato, controllare le scadenze e mettere il posto della roba sui scaffali e carico, scarico. E tipo noi sistemiamo la roba, noi come in un supermercato viene detto tirare il muro. E tirare il muro, cioè tirare la roba davanti per facilità dei clienti. E il mio lavoro in poche parole, facevo di tutto tranne cassiera. Di mattina venivo, firmavo il mio registro di stage, andavo dal mio direttore, gli chiedevo cosa devo fare, lui mi diceva guarda che c'è il carico, devi fare questo. Allora abbiamo il carico, avevamo una pianeta, su quello mettevamo la roba, tutto quello che era da mettere, andavamo nei diversi scaffali e lì dipende dal prodotto che c'era, noi dobbiamo metterli, prima controllavo scadenza, quelli che scadevano prima li lasciavo davanti, quelli che scadevano dopo le mettevo dietro, semmai c'erano quelli che scadevano dopo, però c'erano già prima sul scaffale, e quelli che dovevo mettere scadevano prima, allora quelli che c'erano già prima li mettevo dietro e quelli nuovi poggiavo davanti. È stato bello, era un lavoro impegnativo, era un lavoro serio, ci voleva tanto impegno e concentrazione. La cosa che mi piacerebbe molto trasmettere a chiunque si appresti a conoscere le offerte formative è quella di entrare in empatia, cercare di entrare in empatia anche con questi corsi. Perché voglio dire questo? Perché io ho 25 anni che lavoro con la disabilità, specialmente in un corso del genere, e l'impatto empatico è qualcosa di straordinario. Non è solo il fatto di lavorare con dei disabili, è proprio riconoscerli come individui presenti nella nostra società, attivi, senzienti, capaci di provare qualsiasi cosa, e quando sei a contatto con loro per anni apprendi più da questa utenza che da altre utenze. Non perché le altre siano di meno, ma perché il rapporto con loro quotidiano ci migliora. La mia esperienza con loro la posso ritenere una storia di vita straordinaria, perché ognuno di loro è veramente, ma veramente, un individuo a sé. Sentire a volte come parlano di loro stessi, le loro titubanze, di fronte a un futuro, di fronte al fatto che magari la società non li possa accogliere, perché loro sentono tutte queste cose e ne parlano, ci spinge tutti noi a renderli più forti e a cercare di non dare solo quella parte didattica che al docente è più consona e più facile, ma dare loro quelle fondamenta che li faccia sentire un domani, staccati da noi, un'entità utile a se stessi. Il nostro successo è solo questo, riuscire ad aver trasmesso a loro qualcosa di straordinario a livello umano e che lo possano portare con loro per tutta la vita. Il più bello di questo corso è che siamo come una famiglia, lavoriamo tutti insieme, veniamo ascoltati, veniamo aiutati, sia da insegnanti che compagni. Posso citare un caso avvenuto 2 anni fa, in uscita ovviamente da qua, aveva fatto 4 anni, si chiama Francesco, e una delle nostre soddisfazioni più grandi, insieme ad altri, ma mi è venuto in mente questo per una ragione precisa, perché tutt'oggi lui lavora in un'azienda
di rame, perché fanno fili di rame, eccetera, su 3 turni. È un ragazzo con ritardo intellettivo, eppure ha trovato la sua strada e tutt'oggi è lì, lavora. E quindi questo successo, vabbè, noi possiamo essere stati bravi a fare determinate cose, a coinvolgerli in questo percorso a livello anche emozionale, non solo didattico, abbiamo tirato fuori il meglio, però poi sono loro che riescono a vincere le loro paure, a vincere i loro limiti, capiscono che possono arrivare a fare anche loro qualsiasi cosa se se la giocano bene. E questi sono i ragazzi che ce la fanno. Quindi qual è il messaggio? Il messaggio è che anche ragazzi con ritardo intellettivo, chiaramente di grado lieve, e non tutti purtroppo, anche se sono con ritardo lieve, però alcuni ce la fanno. E questo per noi è la più grande soddisfazione. Vuol dire che mettere in gioco determinate didattiche che non siano solo didattiche favoriscono la crescita interiore dell'individuo.